Radio Magazine. Hier ist die Deutsche Welle. Ici la Voix de l'Allemagne. Radio Svizzera Internazionale. This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador. Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma destinato agli appassionati del radioascolto. Singapore Guang Dian Tai, Di San Guang Guang. Um chute seco do Reinaldo, quando a bola desceu, o goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira. Salve amici, al microfono Dario Villani. Si è svolto a Napoli dal 15 al 17 marzo scorso il terzo Global Forum dedicato all'e-government come strumento di democrazia e di sviluppo, un'iniziativa nata sotto gli auspici del governo italiano con l'egida delle Nazioni Unite e l'alto patronato del Presidente della Repubblica, insieme naturalmente alla collaborazione di numerosi organismi internazionali e fondazioni, diverse fondazioni come ad esempio la OECD, l'Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo Economico. Tema centrale: a quali condizioni le tecnologie dell'informazione e internet possono essere strumento di progresso civile, economico e sociale? E su questo tema hanno lavorato le delegazioni di un centinaio di paesi, organizzazioni non governative, esperti, studiosi e operatori economici di tutto il mondo. Se usate correttamente, le nuove tecnologie possono dare un gigantesco contributo alla trasparenza, all'eguaglianza e alle pari opportunità e alla conoscenza. Esse possono anche costituire una formidabile risorsa per migliorare la qualità dei servizi pubblici e per riorganizzare le pubbliche amministrazioni, trasformando radicalmente i rapporti tra queste e i cittadini. Queste sono state le parole che il ministro per la funzione pubblica italiana Franco Bassanini ha usato per presentare il Global Forum agli oltre 300 giornalisti accreditati. E naturalmente hanno partecipato numerose personalità, tra cui il presidente del Consiglio Giuliano Amato, insieme al presidente della Regione Campania Antonio Bassolino, al segretario delle Nazioni Unite Donald Johnston, seguito poi in videoconferenza da Kofi Annan e anche da altri personaggi come Bill Gates, anche egli in videoconferenza. Seminari, workshop e conferenze a Palazzo Reale, seguiti anche da momenti di colore e di tensione per le manifestazioni dei dimostranti del Contro Global Forum, il famoso popolo di Seattle, dimostrazioni naturalmente seguite ampiamente dalla stampa nazionale. Ma noi veniamo subito al giro di interviste raccolte direttamente al Global Forum di Napoli. Ascoltiamo Stefano Rodotà, presidente del Garante per la Privacy. Beh, questa giornata finora è stata veramente molto interessante, perché ha messo in evidenza non solo una serie di aspetti tecnologia al servizio del buon governo, cosa molto importante perché libera i cittadini da tutta una serie di attività faticose e inutili, fare file, certificati, mentre tutto questo può essere vantaggiosamente sostituito da accessi da casa propria o da un centro comunale ben attrezzato. Ma al di là di questi aspetti di efficienza, che poi sono molto importanti perché rendono trasparente l'attività dell'amministrazione e liberano, ripeto, i cittadini da queste servitù burocratiche, è emerso anche il problema del contesto democratico in cui tutto questo deve avvenire, cioè i cittadini devono vedere realizzate attraverso queste tecnologie anche i loro diritti fondamentali, perché queste tecnologie possono essere anche utilizzate da soggetti pubblici e privati per gigantesche raccolte di informazioni, banche dati che contengono informazioni personali che poi possono essere utilizzati per controllare e discriminare i cittadini, e quindi c'è un problema di ridefinire in questa dimensione i diritti fondamentali. Questo mi pare una prospettiva di grande interesse, alla quale però l'Unione Europea non è impreparata. Io cercherò di dirlo nei prossimi giorni, perché in dicembre è stata firmata a Nizza la nuova Carta dei diritti fondamentali dei cittadini europei, e tra questi diritti fondamentali all'articolo 8 c'è proprio la protezione dei dati, e quindi credo che siamo sulla buona strada e la discussione aiuta molto a chiarirne i termini.
Uno dei momenti più interessanti del Global Forum sarebbe dovuto essere il workshop fra ICT e convergenza, ovvero il ruolo di televisione, radio e internet di prossima generazione, durante il quale era previsto il confronto fra il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri e il presidente Rai Roberto Zaccaria. Il confronto non c'è stato e il forum è diventato un'occasione per la diatriba relativa alla trasmissione Satiricon. Zaccaria ha dovuto rispondere all'assalto dei giornalisti difendendo le posizioni della sua azienda, ma noi ci siamo limitati a sollecitarlo sui temi del forum chiedendogli cosa fa la RAI per le nuove tecnologie. Ma noi abbiamo una pluralità di offerte di canali, sia sulla televisione terrestre che su quella satellitare che sul web. Abbiamo trasmissioni, tanto per dire, cito la storica mediamente, ma vorrei citare in generale Rai Educational e cito più in particolare, visto che siamo qui, Neapolis, e vorrei dire che tutta la linea di Rai News 24 va in questa direzione. Quindi sostanzialmente la Rai ha il vantaggio di avere una pluralità di piattaforme di offerta e su queste ci sono trasmissioni, appuntamenti per far conoscere queste cose. Di nuovo il presidente della RAI, Zaccaria, risponde su quali progetti ha la RAI per gli aiuti al terzo mondo. Ma noi non solo lo abbiamo pensato, ma lo abbiamo fatto, perché praticamente l'aver deliberato una settimana fa l'avvio del canale Mediterraneo è uno strumento concreto, vorrei dire un ponte molto, molto efficace per stabilire con i paesi del nord e del sud del Mediterraneo una corrente, un rapporto diciamo bilaterale, interattivo, se si vuole in qualche modo descrivere così. Il canale Mediterraneo si inserisce come offerta aggiuntiva sullo schema di Rai News 24 e con due slot di due ore al giorno porta in questi paesi e riporta da questi paesi verso l'Italia una serie di tematiche che sono al centro del dibattito culturale, sociale e politico, quindi credo che sia l'offerta più concreta in questa direzione. Poi naturalmente c'è RaiNet, no? C'è RaiIt, che è prodotto da RaiNet ed è il portale che Rai ha aperto e che praticamente rappresenta, diciamo, l'offerta della Rai verso internet, quindi è un portale molto interessante, molto moderno, che offre tutta l'offerta RAI, diciamo, i vari generi, le varie linee, ed in più ha informazione e cinque canali dedicati ai vari temi, uno bellissimo sui bambini ad esempio. Ed ascoltiamo a questo punto Enzo Cheli, presidente dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il tema che svolgiamo, il tema centrale, è quello della convergenza, convergenza tecnologica che porta poi a convergenza delle regole e a ricadute sul terreno economico e sul terreno sociale. La convergenza ha molti aspetti, quella che ci viene proposta da questo workshop è la convergenza tra radio, televisione e internet. Questo processo passa attraverso due percorsi, uno è il cosiddetto digitale terrestre, cioè le trasmissioni in tecnologia digitale terrestri e satellitari, ma il mezzo più forte oggi si sta delineando il terrestre, e l'altro è lo sviluppo delle reti a larga banda. Allora credo che è un tema dove c'è una premessa tecnologica importante, bisogna fare il punto dello sviluppo di queste tecnologie nei vari paesi europei. Io porrò un problema di diversa velocità di questo sviluppo e di tentativo di armonizzazione delle regole per rendere lo sviluppo più omogeneo. Proseguiamo il nostro giro di interviste con Sergio Antocicco, vicepresidente della Commissione Telecomunicazioni IT della Camera di Commercio Internazionale. Ma la conferenza di oggi tocca un tema molto importante, che è quello della convergenza dei vari servizi su internet, che è una conseguenza ovviamente del fatto che tutte le informazioni sono in formato digitale, si tratta sempre di bit. Il punto è che per gestire bit che sono sempre tali,
ma che riguardano applicazioni diverse, occorrono caratteristiche diverse delle reti. Per questo è necessario che il processo di liberalizzazione, che è iniziato già da qualche anno, si consolidi e si estenda verso quei servizi che in un primo tempo erano stati un po' considerati come servizi esterni a quelli di base. Si è detto inizialmente che il servizio di base era soltanto quello della normale vecchia telefonata, e oggi sta cambiando il mondo, sta cambiando la cultura, stanno cambiando i bisogni, e quindi occorre rivedere questa assunzione fatta in precedenza e inserire all'interno di quelli che sono considerati i servizi di base per tutti anche dei servizi a larga banda. Anche il tema dell'elettrosmog è andato alla ribalta del Global Forum per la partecipazione di numerosi rappresentanti di aziende di telecomunicazioni, come l'amministratore delegato di Omnitel Vodafone, Vittorio Colao, che ha rilasciato ai giornalisti alcune dichiarazioni in merito. Io giudico l'elettrosmog una preoccupazione legittima. Le ansie che a volte circondano questo problema, francamente gonfiate. Noi siamo fautori di una politica di trasparenza e di intervento sul territorio per rendere le nostre installazioni compatibili con le esigenze della popolazione. I progetti di monitoraggio ambientale che noi facciamo sono un esempio di buona fede e buona volontà. Auspico che tutti gli altri operatori del nostro settore e dei settori contigui, quindi radio, televisioni, ci seguano. Uno degli interventi più interessanti è stato quello di Pietro Vittorio Varaldo, presidente della Federcomin. Naturalmente lo abbiamo portato ai nostri microfoni. Io ho partecipato a questa sessione, a questo workshop, e quindi ho una visibilità relativa a questo. Mi pare che siano state date delle indicazioni e presentate delle esperienze diversificate, che comunque evidenziano alcuni problemi comuni. Problemi comuni che sono certamente quello della sicurezza del commercio elettronico, quello della sua grande potenzialità, ma anche della necessità che venga sviluppato all'interno di certe regole per evitare tutta una serie di inconvenienti, compresi anche quella della criminalità, che può utilizzare più agevolmente di quanto possa fare con i mezzi tradizionali. Quindi alcune regole, ma senza creare delle burocrazie eccessive per gli operatori. Federcomin, che rappresenta le aziende del settore, ha un ruolo di interloquire con i soggetti istituzionali, Parlamento, Governo, Authorities, presentando quelle che sono le sensibilità, le esigenze delle proprie associate, e tenendo conto proprio di questo intreccio di problemi, tra problemi di tipo di business e problemi di ordine generale e regolamentare. Tra l'altro, un aspetto che è importante affrontare a livello paese è anche quello di evitare il digital divide, la spaccatura tra chi sa usare le tecnologie e chi non le sa usare, questo all'interno del paese e poi tra paesi. Tra gli sponsor del Global Forum, oltre la già citata Microsoft, c'era anche la IBM, di cui ascoltiamo un rappresentante. L'IBM ha partecipato al Global Forum come tutte le grandi compagnie di informatica, come lei può vedere, intorno a lei ci sono altri competitors e altri, anche perché l'IBM rappresenta poi una delle grandi compagnie capaci di dare delle infrastrutture necessarie a far sì che questo discorso di informazione portata un po' in giro, un po' ovunque, nelle country, nei paesi, nei popoli, così come si discute qui al Global Forum di Napoli, possa essere effettivamente una realtà. Quindi noi siamo degli enable per le infrastrutture.
IBM oggi presenta qui una serie di prodotti che non sono dei prodotti, ma sono delle realizzazioni fatte per quello che è l'e-government. Quindi ci sono delle applicazioni, per esempio per l'Hermitage, un museo, altri per la città di Venezia, piuttosto che alcuni nostri clienti come le Poste Italiane e il Ministero di Grazia e Giustizia, che presentano dei prodotti sviluppati insieme a noi e che permettono una volta di fare il call center, altre volte di dare informazioni o piuttosto di dare dei servizi ai cittadini. Un'altra applicazione che presentiamo qui e che ci sembra abbastanza interessante è il learning, cioè la capacità di dare informazioni, di dare istruzione remotamente tramite le infrastrutture di rete. E chiudiamo così come abbiamo aperto con un intervento del Ministro per la Funzione Pubblica Franco Bassanini. Mi rendo conto della difficoltà di seguire workshop che si tengono in 6 sedi contemporaneamente, però ecco, io vorrei che si tornasse magari illustrando gli svolgimenti molto ricchi di contenuti che sono avvenuti nei vari workshop ai temi centrali, di come sia possibile utilizzare la grande risorsa delle tecnologie, delle ICT, per superare il divario tra nord e sud del mondo. Ha molto colpito il lancio di questa proposta politica da parte del governo italiano. Non è che in quei paesi non servano anche autostrade, non servano anche, servono anche, un po' meno servono armi e sistema d'armi, naturalmente, per usare un eufemismo. Ma è essenziale che una quota di risorse sia attribuita prioritariamente a quelle che ieri abbiamo indicato come le priorità, l'education innanzitutto, cioè l'istruzione di base. Con queste priorità è possibile innescare un meccanismo autopropulsivo e autogestito di crescita, di sviluppo nei paesi del terzo mondo, perché mettere in condizioni questi paesi di utilizzare in maniera forte le tecnologie informatiche significa metterle in condizioni poi di accelerare fortemente e soprattutto di autogestire la propria crescita. Il secondo grande tema è come queste tecnologie possono servire non a indebolire, ma a rafforzare la democrazia, la partecipazione democratica, la trasparenza delle istituzioni, il controllo dei cittadini su ciò che i governi fanno e che le amministrazioni fanno. I cittadini sono in grado di chiedere e ottenere i servizi pubblici, spesso a chiederli da casa o dall'ufficio, e di ottenerne molti a casa o in ufficio, sia dal punto di vista della efficienza, sia dal punto di vista addirittura della invenzione di servizi nuovi. E il Global Forum era nato nel 1999 grazie all'apporto del vicepresidente degli Stati Uniti Al Gore. L'anno scorso si è tenuto a Brasilia, quest'anno a Napoli, e la prossima edizione è prevista per il 2002 in Marocco. Da Napoli è tutto, un saluto a tutti gli ascoltatori da Dario Villani. Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni. La calma è tornata su internet negli Stati Uniti, ma il maxi ciberattacco che si è abbattuto ieri sulla costa orientale, con ripercussioni in tutto il paese, strascichi a livello globale. Fa tremare. Le nuove armi usate per portarlo a termine, dra i baby monitor alle stampanti, mettono in luce la difficoltà nel combattere gli attacchi informatici. Soprattutto in un anno elettorale caratterizzato da una ciberguerra con ripetute intrusioni contro i democratici, i 3 attacchi che hanno colpito DIN, la società specializzata nella conversione dei nomi dei siti in indirizzi IP, sono stati eseguiti con Mirai.
Un programma di facile uso che consente anche ad hacker non professionisti di prendere il controllo dei dispositivi online e usarli per ciberattacchi, virus contenuti in email phishing. Quelle truffa per cercare di ottenere informazioni personali sono state usate per infettare il computer o la rete internet di una singola abitazione. Assumendo il controllo di tutti i dispositivi a questa collegati, dalle telecamere e baby monitor, i dispositivi di cui è stato assunto il comando hanno poi creato una rete robot o botnet per inviare milioni di messaggi alla vittima prescelta, in questo caso Dean, inondandola di segnali fino a mandarla in tilt. Si è trattato di un attacco molto intelligente, ha detto Kyle York, Chief Strategy Officer di Dean. Ogni volta che provavamo a mitigare gli effetti, loro aumentavano l'intensità, ha aggiunto, precisando che il sistema Dean, una piccola società con 500 dipendenti, è stato travolto da milioni di messaggi e segnali provenienti da tutto il mondo che hanno confuso il sistema facendolo crollare. Le milioni di sollecitazioni, infatti, non hanno consentito al sistema di capire quali fossero le richieste vere e quelle false. Il codice per Mirai è stato pubblicato sul Dark Web, i siti per gli hacker, agli inizi del mese, spingendo subito gli esperti a ritenere che un attacco sarebbe stato imminente. E così è stato. Le autorità indagano e al momento non si sbilanciano sui possibili responsabili. Anche se secondo alcune fonti citate dalla stampa americana è difficile che si possa essere trattato di un attacco sponsorizzato da uno stato straniero. Dubbi anche sul fatto che siano stati i sostenitori di WikiLeaks che lo hanno rivendicato online come ritorsione per la disconnessione di Julian Assange dal web decisa dell'Ecuador. WikiLeaks continua a operare. Chiediamo ai nostri sostenitori di fermare gli attacchi a internet. Avete fatto capire il vostro punto, ha affermato la stessa WikiLeaks su Twitter. L'acquisizione di LinkedIn da parte di Microsoft all'esame delle autorità europee, che hanno inviato un questionario alle società rivali per capire se lo stesso ammontare di dati è accessibile anche da altre fonti, lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti, secondo le quali al centro dell'esame dell'accordo Microsoft-LinkedIn da parte della Commissione europea c'è proprio la vasta quantità di dati coinvolta nell'intesa e la possibilità che la sua concentrazione possa limitare la concorrenza. Nel questionario l'UE chiede alle società rivali quanto è difficile sfidare LinkedIn e se i dati usati sul social network possono o non possono essere replicati. L'UE chiede inoltre informazioni sull'intelligenza artificiale e su quanto sia divenuta importante. La Wikimedia Foundation, organizzazione no profit che gestisce Wikipedia, ha presentato una petizione al Consiglio di Stato francese per sostenere l'accesso alla conoscenza. Wikipedia si è schierata a sostegno di Google nel caso che vede la compagnia contrapposta alla Commissione Nazionale per l'Informatica e la Libertà, CNIL, il garante francese per la privacy, sul diritto all'oblio davanti ai giudici d'Oltralpe. Il caso verte sull'applicazione del diritto all'oblio, cioè a vedere cancellati dai motori di ricerca i link a notizie su una persona ritenute inadeguate o non più pertinenti. L'anno scorso la CNIL aveva ordinato a Google di rimuovere i link a livello mondiale e non solo sulle versioni europee del motore di ricerca come google.it o google.fr, dando vita a un braccio di ferro ancora in corso. Nella vicenda si inserisce Wikimedia, secondo cui nessuna singola nazione dovrebbe tentare di controllare a quali informazioni può accedere il mondo intero. Ci auguriamo che il Consiglio di Stato, scrive la Fondazione sul suo blog, consentirà il nostro intervento in materia. La questione è infatti tutt'altro che risolta. Alla richiesta della CNIL, Google ha risposto con un compromesso: far sparire i link a livello globale, ma solo agli occhi di chi vive nella nazione coinvolta dall'applicazione del diritto all'oblio. La CNIL non ha però apprezzato e nel marzo scorso ha multato per 100.000 euro Google, che ha fatto appello al Consiglio di Stato. Forte del successo dei visori low cost cardboard per la realtà virtuale, Google spinge sul lancio commerciale del visore da Dream View, svelato nell'evento di inizio ottobre insieme agli smartphone Pixel e all'assistente da salotto Home. Su Twitter la compagnia ha annunciato il via ai preordini del dispositivo.
Al momento in tre mercati, Stati Uniti, Regno Unito e Germania, i visori da iDream View, con rivestimento in microfibra morbido e disponibili in tre colori, cominceranno a essere distribuiti da novembre a un prezzo di $79. Funzionano abbinati a uno smartphone compatibile, a partire dai Pixel appena lanciati da Google. Il dispositivo si unisce così a un'ampia schiera di concorrenti che si contenderanno i prossimi acquisti natalizi: gli Oculus Rift di Facebook, i Gear VR di Samsung, Vive di HTC, Aoi VR, LG 360 VR. Per citarne alcuni, Microsoft per ora sta spingendo sulla versione per gli sviluppatori dei visori HoloLens per la realtà aumentata. Secondo recenti stime di IDC, il mercato della realtà virtuale aumentata varrà 162 miliardi nel 2020. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani. Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.